Eravamo rimasti al fatto che i telescopi a terra hanno delle limitazioni, ma non è totalmente colpa loro. A dare fastidio è proprio l'atmosfera terrestre. Per quanto grande sia il telescopio, infatti, ci saranno sempre e comunque dei disturbi causati dal movimento dell'aria. Come si può superare questo problema? Basta lanciare un telescopio nello spazio, oltre l'atmosfera, ed è proprio quello che gli astronomi decisero di fare. NASA ed ESA, grazie all'intensa collaborazione, nel 1990 mettono insieme le forze con l'obiettivo di costruire e mandare in orbita l'Hubble Space Telescope. In realtà Hubble non fu il primo telescopio spaziale, ma fu il primo strumento a diventare così famoso da essere conosciuto praticamente da tutti. Hubble sarebbe dovuto essere il telescopio che avrebbe permesso di rivoluzionare la nostra astronomia, riversando nelle mani degli astronomi una quantità di dati osservativi mai vista in un tempo così breve, ma sfortunatamente i primi tempi furono un pochino travagliati. Le prime immagini, infatti, risultavano sfocate, restituendo immagini completamente inutilizzabili. Si scoprì che la causa del problema era un errore di costruzione, che introduceva nelle immagini un'aberrazione sferica. Vi ricordate? Era quel difetto per cui i raggi luminosi non vengono riflessi tutti nello stesso punto e nello stesso modo, ma introducendo un'immagine sfocata. Fu quindi necessario inviare una squadra di astronauti con uno space shuttle che installasse delle ottiche correttive per risolvere il problema. E fortunatamente andò proprio così. Una volta sistemato, foto che avrebbero richiesto mesi e mesi di raccolta luce ed elaborazione vengono ottenute in questo contesto di assenza di disturbi luminosi e atmosferici nel giro di pochi giorni, permettendo agli scienziati, ma anche al grande pubblico, di vedere oggetti del profondo cielo in un modo mai visto prima. Galassie, nebulose e ammassi stellari appaiono per la prima volta in una risoluzione mai vista, regalando immagini assolutamente meravigliose. Forti delle grandi capacità di Hubble, gli astronomi decisero quindi di puntare il telescopio verso una zona apparentemente oscura dello spazio, dove non sembrava esserci assolutamente nulla, e nel giro di 10 giorni di puntamento e raccolta luce ottennero un'immagine spettacolare. In una zona apparentemente vuota, centinaia di migliaia di galassie, alcune vicine a noi, ma molte altre a migliaia di anni luce, si stagliavano nell'oscurità dell'universo. Questa immagine, chiamata Hubble Deep Field, a cui è seguita un'altra, chiamata Hubble Ultra Deep Field, della durata di esposizione di 11 giorni, ci ha permesso di vedere galassie che si trovano attorno ai 10 miliardi di anni luce da noi e che quindi vengono viste così come erano nelle prime fasi di formazione dell'universo. Delle 10.000 galassie visibili, un centinaio sono il risultato di un universo di un'età compresa tra i 400 e gli 800 milioni di anni, un universo molto giovane rispetto ai suoi circa 13 miliardi di anni attuali. Hubble rappresenta un grandissimo passo per l'umanità. Ma ancora una volta abbiamo bisogno di ancora più dati per valicare i suoi limiti. Abbiamo bisogno di sapere come fosse strutturato l'universo durante le sue prime fasi. Di Hubble ricorderemo il suo grande insegnamento: la scienza valica l'impensabile solo tramite la collaborazione internazionale. Negli anni successivi verranno inviati molti altri telescopi spaziali, costruiti ad hoc per osservare non solo nel visibile, ma anche in altre bande dello spettro elettromagnetico, come nell'infrarosso, nell'ultravioletto e nei raggi X. Questa, però, è l'ultima tappa della nostra storia.